Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Pokémon versione Rosso Fuoco. Quindi riprendiamo esattamente dove ci eravamo lasciati e entriamo nella Grotta Mutevole. Alla ricerca dello zaffiro, ricordiamo. Aspetta. Ok, perfetto. Preferiamoci saremo assaltati da Zubat al 27. No, al 10, cioè. Oh, signore. Esplorare, okay. Qui non c'è niente da esplorare. Cosa qui? No? Ok, dunque proseguendo qui niente. Zubat, un ennesimo Zubat. Ok, continuiamo a perforbeccarle ogni ben di Dio. Okay, prima finiamo di esplorare qui e poi non c'è niente. Ok, forse è Grotta Mutevole, quindi sa che rientro cambia, non lo so. Se io esco e rientro, no, è sempre la stessa. Ok, però non c'è niente interessante, quindi credo di aver fatto un sacco di hype per niente. Un sacco di hype. Credo di aver interrotto l'episodio in un punto e pensavo fosse molto più entusiasmante di quello che in realtà è. C'è qualcosa da dirci di preciso? Vediamo un attimino se sulla mappa c'è qua scritto qualcosa. Non c'è niente, ma che nessuno. Ok, no, come non detto, quindi qui direi che non c'è niente, di conseguenza non siamo messi nemmeno bene, quindi voliamo di nuovo a sesta isola e ci dirigiamo verso la cripta dei punti alla ricerca di della seconda password per capanno del Team Rocket, del magazzino del Rocket, scusate, e dello zaffiro. Per di più, beh, c'è anche un Pokémon qui che voglio prendere, un nuovo Pokémon di nuova generazione che ci tornerà utile più avanti, quindi qui si può evitare di entrare in acqua, forse però è meglio. Vabbè. Dovrò catturare un Cubone da far evolvere in Marowak per poter avere falso finale come mossa. Ok, ciao Onix. Quindi proseguendo per questa strada qui, cerchiamo appunto di seguire questa strada qui. Ok, ci sono anche gli Yanma, altri Pokémon che potrei catturare effettivamente, però Zapure. Ok, dunque qui servirebbe da portarsi dietro il nostro scimpanzé preferito. Non è uno scimpanzé, il nostro primate preferito. Una scimmia. Quindi ho letteralmente fatto tutta questa zona, che c'è praticamente tutta la strada che gira intorno a qui, per arrivare qui da questo tizio che dice non riesce a capire come si fa a entrare. E queste colonne non ci si può interagire. C'è tipo le scritte in braille anche qui. Quindi non essendoci molto altro da fare mi avvio verso l'uscita. E direi che anche se Stisola l'abbiamo esplorata perché ho fatto viso truce. Quindi c'è HP, cioè se altri 10 turni così ci ammazza. Non accadrà. Quindi appunto finendo qui. Quindi dobbiamo prendere questo coso qui e si fa così, sì. Però
una pietra solare che è ottimo per l'evoluzione. Essendo arrivati qui, sì, abbiamo anche subito relativamente poche perdite. Andiamo a Sestisola, ci facciamo curare Pokémon a Settimisola. Per il passaggio siamo arrivati a Settimisola, famosa per l'avventura infinita. Ok, abbiamo tirato giù questo allenatore qui. Qui si va verso la torre allenatori, che è qualcosa, tutta una sfida. Ok, grazie per il consiglio, ma io vado in questa direzione. Ok, sono già alla torre allenatori. Ecco, la torre allenatori significa che salendo, insomma, ci sono queste sfide che tutti i Pokémon hanno il livello del tuo Pokémon più alto e l'IA è molto più intelligente e non dà niente di particolare come bonus, quindi operazione c'è una lotta. Punto esperienza, quindi non fa nemmeno guadagnare niente, quindi però aspetta, quindi qui si possono comprare bull, quindi oh 100. Oddio, in realtà soldi ne abbiamo, quindi facciamo questa tamarrata. Ultra Ball, ne voglio indovinate quante, 50 anche di Ultra Ball. Abbiamo questa una valanga di soldi, quindi non è un problema per noi. Grazie mille. Tra l'altro, così facendo dovremmo essere in grado di far sì che i Pokémon ora con volo spero che ci permettano di arrivare anche qui. No, non ci permettono di. Ok, vabbè, peccato. Speravo potessimo volare direttamente alla Torre Lotta perché c'è il punto in cui curarsi, però no. Quindi a questa parte abbiamo esplorato, rimane da andare verso sud. Danzaspada. Non è male come mossa Danzaspada. Stai affrontando il campione della Lega, dolcezza. Non so quanto ti andrà bene. Cioè, mi sta andando contro un Pokémon erba, quindi te se non sbaglio sì, le profumine hanno solo Pokémon erba o simili. Che significa che prima il volante li distrugge e poi e poi gli diamo fuoco col Charizard. RIP. Ok, grazie per aver partecipato. Direi di sì. Aspetta, qui ho trovato il contenuto nell'Inception Canyon, questo grotta qui. Chiave Flora. Sì, probabilmente ho capito cosa va fatto.
Prime Map, ho bisogno di te. Quindi, aspetta, ho bisogno di movimenti precisi, quindi facciamo così. Aspetta, conviene fare così in realtà. Ho fatto un po' una cavolata, ma così siamo riusciti a risolverla. No, è sbagliato tutto. Facciamo così allora. Resettiamo la zona. Che qui abbiamo 4 massi qui e 3 qui. Abbiamo in tutto 5 fuori, quindi. Appunto, iniziamo con così. Uno, due e poi passando di qui intorno. Anche questo qui l'abbiamo aperto, poi ok, facciamo così. E fatto anche qui. Spostiamo questo masso qui, questo qui si manda un pochino avanti e poi si mette centrale, no, non ce n'era bisogno di mandarlo centrale, però, ok, quindi questo qui l'abbiamo chiuso, così, oddio, stavo per fare un errore enorme, no, ho fatto comunque sia sì, un errore enorme, sì, decisamente. Perché allora, riproviamoci. Questi due massi posso fargli fare solo così. E poi passando da sotto riesco a fare così. Ottimo. E a questo punto abbiamo risolto il rompicapo perché facendo esattamente come prima, quindi così, 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 poi così e poi tornando indietro qui, questi due massi li spostiamo praticamente sul centro. Oddio, no! Calma, rimettilo dov'era, ok, ottimo. Io ora con calma, ok, perfetto. Possono essere spostati solo in un punto, vale a dire così. Abbiamo fatto qualche cosa di strano, forse. Abbiamo sbloccato l'ingresso di qualche altra zona più avanti, non lo so. E proseguendo per il canyon si arriva al mare e ci sono questi posti con noto delle scritte braille sulle pareti e popolati dagli unknown. Fortunatamente c'è una specie di centro Pokémon, una costruzione in cui si possono curare i Pokémon. Proprio sullo sbocco sul mare, quindi mi ha permesso di poter ripristinare la squadra, visto che alla fine ero rimasto letteralmente con Dragonite ferito anche, tra l'altro. Vediamo se riusciamo a uscire. Questa era la sala Ciclamino. Guardate che abbiamo trovato Fortunpugno. Sì, però lo devo dare un chance al massimo. Tornando qui, mappa città, eccola lì. Usiamo, guardiamo un pochino. Proseguiamo in questa direzione allora. Ci
ci sono anche queste altre sali che sono sala Betulla, CB, perché sono tutte simili una all'altra, se non sbaglio. Quindi riutilizziamo l'Apras per arrivare sin qui dove c'è una cerca rovina, un avventuriero. Però lì dentro dorme un Pokémon mistico. Ok. Cerca rovini. No, scopri rovini. Ok, Idiot sarai sacrificato per un bene superiore. Che si chiama darmi il tempo di poter far mettere dentro l'Apras. E poter asfaltare chiunque ci provi a attaccare con un Pokémon tipo roccia. O fuoco, volante o erba, insomma. Rip Graveler. Ancora ce n'è. Vabbè, è l'ultimo, via. Gelo raggio e boom. Così che è sala Aloe. C'è Aloe Betulla Ciclamino, quindi ABC. Qui siamo letteralmente al bordo della mappa. Descrizione: antirovina, se conto di minimale è un Pokémon speciale. A me non mi sembra esserci nessun Pokémon speciale dentro, però non vorrei dirlo. Direi di no. Quindi sala Aloe, sala Betulla, sala Ciclamino. Qui c'è l'ingresso a quest'area, lì in alto, in intravista. Così sarà la sala de Daphne. Tanto sono tutte simili per certi versi, perché si chiamano tutte in questo modo. E sono tutte popolate da non... Questo qui è la sala Edera. Qui probabilmente ci sarà la sala f... f... qualcosa. Ce ne sono due addirittura, attenzione. Felce. Quindi tutte piante e l'ordine e sono in ordine alfabetico. E direi che qui siamo anche al bordo, quindi FG Gardenia. Però non so cos'altro fare perché qui non abbiamo niente di particolare, cioè non abbiamo trovato altro, quindi Pidgeot riportaci a Settim'Isola e cerchiamo di risolvere un pochino i problemi. Magari forse su prima e seconda e terza isola c'è qualcosa che mi sono perso. Per il momento direi di chiudere quell'episodio intanto. Quindi come sempre Nebula out.